Allora, mister, un esordio importante contro una formazione importante, una prima frazione di gioco, insomma, a trovare la posizione in mezzo al campo e poi una buonissima ripresa. Sì, in effetti come esordio, al di là del risultato, insomma, la sconfitta del 2-1, penso che possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Teniamo presente che il Riva Limosani viene da una vittoria 10-0 e un'altra 8-1. Oggi l'abbiamo costretti per quasi tutta la partita a un pareggio, poi abbiamo preso un gol, insomma una grossa disattenzione a difesa, il primo gol l'hanno fatto sul rigore. E penso che ci siano ampi margini di miglioramento. Noi siamo stata la prima partita in assoluto di calcio a 11, abbiamo sempre provato tra di noi. È la prima partita insomma con l'aggiunta di agonismo e con 11 diciamo, rivali veri, perché abbiamo sempre in allenamento fatto sempre difesa contro attacco, anche per la mancanza di ragazze. Onore insomma alla Riva Limosani, che ha meritato la vittoria. Noi sicuramente non abbiamo sfigurato e possiamo fare molto di meglio. È sempre difficile, o quantomeno è un po' così, dire chi tra le tue insomma oggi veramente ha messo forse più del cuore. Sì, sicuramente onore va a Sportella, che è l'autrice del gol, ma ha giocato insomma e ha dato ordine a centrocampo soprattutto nel secondo tempo. Ovviamente sono rimasto abbastanza contento della coppia centrale dei difensori, Casertano e Riccitelli, che hanno fatto bene. Federico Attezzani a porta ha salvato tanto e veramente insomma si è dimostrata una gran portiera qual è. Per il resto le ragazze, le più piccole, anche sono soddisfatto. Petrillo ha dato molto di più di quello che mi aspettavo. A un certo punto sembrava che aveva uno scooter, non aveva le gambe. Sì, sì, in effetti sì, la paura mia era appunto la condizione fisica. Pensavo le ragazze forse non erano abituate ai 90 minuti, però posso dire che hanno saputo gestire per bene le energie e siamo arrivati fino alla fine, insomma, che abbiamo tentato di agguantare almeno di nuovo il pareggio. Non ci siamo riusciti, ma ripeto, vanno limate molte cose, martedì lo faremo subito, senza tenerci nascosto nulla, perché dobbiamo dire chiaramente le cose come stanno. Chi sbaglia il passaggio è perché deve imparare. Certo. Il calcio femminile è una grossa novità, certo, qui a Piedimonte, lo facciamo. Altra, una nota positiva, sicuramente diversi appassionati sugli spalti anche in questa giornata di sole. Sì, sì, in effetti tra amici, parenti, insomma, c'è stato un bel seguito anche del calcio femminile. Penso più alla curiosità, anche certo, su un campo di calcio 11, vedere comunque 22 ragazze che giocano in queste zone non è una cosa usuale. Abbiamo solo qualche ricordo forse del Sant'Angelo, ma era che mi sembra si giocava neanche in provincia di Napoli forse. No, assolutamente, ricordando quel periodo, infatti non c'era nessuna del comprensorio che giocasse in quella formazione, quindi un altro merito è proprio quello di aver creato una società, una squadra e un gruppo di ragazze, soprattutto tutte locali. Sì, possiamo essere i pionieri insomma di un nuovo modo di vedere il calcio. Noi ci proviamo, siamo a disposizione per tutte quante insomma le ragazze che hanno interesse e voglia sia di imparare che di giocare. Iniziamo così, si inizia dal nulla, poi vediamo quello che esce. Prossima trasferta? Prossima trasferta dovremo recuperare la partita a Trivento in settimana. Stiamo vedendo ancora la federazione che giorno ci dà a disposizione, un giorno tra martedì, mercoledì o giovedì. Abbiamo noi scelto il giovedì per dare modo alle ragazze di martedì di fare almeno una rifinitura, mercoledì riposo e giovedì andare a giocare. Se questa è la formazione più forte del campionato a 4, penso che altrimenti possiamo anche insomma sperare in un risultato positivo. In bocca al lupo. Crepi. Allora, siamo in presenza dei due capitani delle formazioni, anche siamo in compagnia del capitano Tirabasso, che è stata anche l'autrice del calcio di rigore. Un suo giudizio sulla gara? Ma sono delle ragazze molto competitive, le ragazze del Treppini. Speriamo che almeno l'anno prossimo ci siano più squadre nel campionato, diciamo. In effetti quest'anno è iniziato tardi, pochissime adesioni. Sì, pochissime adesioni, tardissimo, infatti finiamo la Coppa il 14 di giugno, se non erro. Con quattro squadre, insomma, non,
cresciamo anche poco a livello di gioco. Una domanda, ma da quanto tempo si fa calcio a Ripoli Mosè? Calcio femminile da parecchi anni, poi si è stoppato per questioni di soldi e poi abbiamo ricostruito il gruppo dopo tanta fatica e finalmente siamo riusciti a conquistare il nostro sogno. Benissimo. Capitano Sposato, una gara dai due volti, un primo tempo piuttosto opaco, una ripresa magari giocata a ritmi un po' più sostenuti? Sì, diciamo di sì, bene o male era la nostra prima esperienza proprio sul campo competitivo ad 11, quindi non possiamo, cioè partivamo proprio spaesati. Ricordiamo che molti di voi vengono dal calcio a 5 di l'anno scorso e quest'anno poi ovviamente si è incrementato il gruppo. Ovviamente ci siamo dovute, abbiamo dovuto crescere per poter intraprendere questa esperienza, dal 5 all'11 comunque c'è bisogno di una cosa molto più espansa. Però piano piano ci stiamo riuscendo, continuiamo ad avere adesioni, quindi ben venga anche per il calcio femminile per i prossimi anni ovviamente. E davvero tutto dal Pasqualino Ferrante, ricordiamo il risultato finale 2-1 per il Ripa Limosani. Antonio D'Amato per Italia News 24.net.